Ragazzi, un applauso! Grazie ancora, ormai siamo ripetitivo, siamo all'ultima, grazie ragazzi, siamo all'ultima tappa, siete voi Foot Golf, e boh, che dire, io in queste occasioni non posso altro che ringraziarvi, perché insomma quello che mi fa piacere è che siamo un gruppo di, alla fine, amici di tutta Italia. E ogni gara di foot golf dell'Associazione Italiana Foot Golf è una festa ed è sempre bello condividere con voi questa passione. Partiamo con le premiazioni di giornata e poi, come potete vedere, caricato, al quale farei un applauso, si è occupato di... Ciao Marco! Che l'unico modo per vedere una coppa è quella di andarcela a comprare, estenderei l'applauso a Alberto Lombardi. Bravo! La nostra fotografa Stefania Astuto. Il videomaker Stefano Cagnoni. E in particolare vorrei ringraziare le cinque squadre, diciamo, che nella loro zona sono quelle più attive e che l'anno prossimo spero ci, e sono sicuro ci daranno tante soddisfazioni. Quindi ringrazio Dario Quatrini e Massimo Carta di Roma. Insieme a Massimo Spada e Claudio Zappalà, ringrazio tutta Foot Golf Treviso, Yuri, Mattia, Salento Foot Golf, vabbè, la ex Foot Golf Travagliato, Neo Foot Golf Brescia. Ringrazio tutti i partner che sono, che hanno partecipato. Ringrazio tutti i partner che hanno partecipato e ci hanno accompagnato per tutte le tappe. Abbiamo le Terme di Montecatini qui appunto per l'ultima tappa e ovviamente Colonnara e Filippo Ghislieri che ci hanno accompagnato per tutto il campionato. Bravi! E ovviamente in occasione ringrazio tutti i golf club che ci hanno ospitato in queste tappe e ovviamente anche il Montecatini Golf che per l'ultima tappa ci ha concesso praticamente di invaderli. Ok, Marco Caricato guarda l'orologio, quindi passerei con le premiazioni. All in one alla buca 18 ne hanno fatti in ben 5 giocatori, ma il criterio è il miglior piazzamento in classifica, quindi con un all in one e 71 colpi Alessio Cavicchi. E bravo Cavicchi! Bravo Ale! Questa coppa sta in porto! Il video non è uguale! Allora, il player of the event a questo giro, diciamo in questa occasione, è stato ribattezzato over 40 e mezzo, perché il giocatore ha ben 65 anni ed è Oreste Marchigiani. Grande
ritiro perché veramente non si vedeva quasi. Ivan Camerini! No! Ivan il grande! Bravo! 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 Oh, sei bravo! Miglior giocatore esordiente, credo non sia presente, comunque gli consegneremo il premio. 76 colpi, Vittorio Canepa, Foodcourt Livorno. Bravo! Categoria femminile, ben 7 le ragazze che oggi hanno gareggiato. Per un solo colpo Martin perse la sua. Vince con 95 colpi Corinna Di Stella. Fate arrivare il video alla Bea. Miglior giocatore under 18. Grazie. No, becca per un mese. Esatto, perché 18 è 98 colpi, Edoardo Pezzoli. Bravo, bello. Bravo. È la fine. Abbiamo le prove. Miglior giocatore over 40. Oh! Per una volta Trentin non ha vinto. Ed un grande Massimo Carta. 371 colpi Roma. Nelle prime 9, 31 nelle seconde. Diesel Massimo. Passiamo adesso alla migliore squadra di oggi, anche in questo caso per un solo colpo. 217 per Roma e 216 per Treviso. Camerin 70 colpi, Escacin 72, Caverzan. Cosa vuoi fare? Che ci vuoi fare? Ormai uso le riprove come carta da parati. Vediamo se anche a Lisbona si riporta qualcosa. Esatto. Ragazzi, bravi, bravi. Allora, ancora un pari merito per la seconda e terza posizione. Perché, esatto, strano. Terza posizione e seconda se la giocavano Costantino Salvatore di Sorrento Footgolf e Ivan Camerin di Treviso. Abbiamo fatto il match play e con 6 buche vinte su 5. Purtroppo il terzo posto va a Salvatore Costantino. Salvatore ha la maledizione del match play, però vabbè, vuol dire che si serve a podio, dai. Quindi, seconda posizione, Ivan Camerin.
Prima posizione di oggi, 69 colpi, Calaura, Cristian Pozzati. E premiamo, essendo appunto a fine stagione, i migliori giocatori dell'intera stagione. Quindi partiamo con la categoria under 18, vince la categoria Edoardo Pezzoli. Uno scandalo, cazzo, Salvatore Serra, uno scandalo. Categoria femminile. Vince Becchetti dopo l'operazione. Ma fino a quel momento Cristina Corna, Salento! Nuda! 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 Brava! Terzo classificato, over 40, Massimo Carta. Ringrazio tutti quanti perché siete, no, che comune. Siete stati tutti splendidi, è stata un'annata bellissima per noi, è stata un'esperienza come Roma Football, non ce ne fregava niente se eravamo primi, ultimi, però la compagnia di tanti amici da nord a sud è stata una cosa che, per chi viene soprattutto dal mondo del calcio, la cosa che non si vede mai, quindi uno sport fantastico e speriamo l'anno prossimo di continuare su questa strada e di migliorarci pure sui risultati. Quindi grazie a tutti voi. Seconda posizione, over 40, Cagnoni, io non ci vedo più con questa posizione. Io so. Bisogna. Antonio Ferranti, Montecatini. Guarda che se corri, allora, Primo! Cambierà in secondo noi in primo. Non ci sente la voce. Primo, ragazzi, domani vi voglio vedere io con questa voce. Primo classificato, categoria over 40, Treviso Football, Marco Treviso! Marco! È clamoroso anche questo! Non è giusto! È un scandalo! Uno scandalo! Carta d'identità! A 39 anni! È a 12! Bravo! Bravo! Ora capirete!
Ora capirete come mai nel 2015 la categoria per 40 non ci sarà più e ci sarà per 45. Almeno un'altra persona almeno va già fuori. Per almeno 5 anni Trentin non ci si vuole più vedere. Proviamo adesso le squadre. Abbiamo avuto qualcosa come 70 squadre partecipanti. Da... bravo, bravo, bravo. La cosa che ci fa piacere è che abbiamo avuto squadre da veramente tutta Italia. Abbiamo avuto Sicilia, Sorrento, Vasto, Salento, Roma, Viterbo, L'Aquila, Montecatini, Firenze, al nord Treviso e dappertutto, quindi 70 squadre veramente da tutta Italia e questo ci fa piacere perché capiamo che è un sacrificio partecipare al campionato nazionale, però appunto è bello anche vedere che ci seguite da tutta Italia e sono contento perché comunque appunto la risposta da parte vostra è stata molto positiva. La quinta squadra classificata con 1367 punti, Sorrento Football! Ivano Schisano, allora, accasciate, accasciatevi, ragazzi, un attimo, accasciatevi. Per la quinta squadra un buono di 100 euro da spendere all'interno dell'associazione, quindi per iscrivere nuovi giocatori e partecipare al campionato dell'anno prossimo. Bravi! Quarta squadra classificata, 1412 punti. Roma Foot Golf! Bravi Roma! Terza squadra, c'è ben più di 500 punti di differenza, terza squadra classificata 1906, Travagliato! Che nonostante il Becchetti sono così a vincere, accasciatevi, mettiti giù. Fermi, dopo ti racconta, guardate la stessi. Bravi! Seconda squadra 1919 punti, Salento Football! Bravi! Uno scandalo! Uno scandalo! Con oriundo! Tre oriundi, quattro, tutti oriundi. Solo Gabriele è unico. Solo Gabriele e Danilo. No, Marco è ormai oriundo. Bravi! Un filo di lana con appena 500 e passa punti di distacco. Prima squadra con 2465. Con campioni in praticamente tutti gli elementi.
prima squadra classificata del campionato italiano di football 2014, Treviso. Quant'è? Marco, falla vedere. Non ci state tutti, siete troppi per quello vincere. Io e Marco Trentini in piedi. Basta Trentini, sei seduto, sei piedi. Foto con la storia! E la storia? Passiamo adesso alla premiazione dei migliori giocatori, quindi categoria maschile assolute. La classifica finora era appunto quella sul sito. Ovviamente questa è la 14ª tappa, quindi i giocatori che hanno fatto più di 8 tappe potevano scartare i loro peggiori risultati. Quindi oggi ci sono stati moltissimi cambiamenti nelle prime posizioni. Ci sono giocatori che, ad esempio, qualcuno di Treviso ne ha giocate solo 7, quindi questa era l'ottava e hanno guadagnato molti punti, mentre ad esempio chi ne ha fatte 12 e oggi si è piazzato 40esimo e ha preso solo 5 punti, non ha scattato niente e quindi si è visto sorpassare appunto da questi giocatori. 15ª posizione, 488 punti, Matteo Castoldi. Bravo! Ah, ma Matteo non suo fratello. Ciao, grazie di fratello, quello forte. È andata di lusso. A lui quello stupido, vero? Ha detto lui. A me non mi... 14ª posizione. Aspettate però, abbiamo voluto il brivido anche fino alla fine, perché 13ª e 14ª posizione, due giocatori a 500 punti. Siamo andati quindi a vedere, nel regolamento c'è scritto che si valuta il numero di vittorie. Nessuno dei due aveva mai vinto una tappa e quindi siamo andati come secondo criterio a valutare i migliori piazzamenti. Il 14esimo classificato ha un terzo posto alla 5ª tappa del campionato, mentre il 13esimo ha un secondo posto all'8ª tappa che si è svolta da Renzano a Faenza. Quindi 14esima posizione, 500 colpi, Alessandro Catalano, Salento. Bravo, un po' cambiato. Bravo Ale. Era più bello Catalano. Marco, caricato la foto, non te la foto. Quindi 13esima posizione, ancora 500 colpi, Stefano Behelli. Bravo. Grande Behelli. Bravo ragazzi. Con solo 5 punti, credo che se li sia guadagnati proprio oggi, perché era la sua 8ª tappa. 12esima posizione, 505 colpi, Antonio Ferranti. Bravo! Bravo! Bravo
Antonio! Con solo 4 colpi di differenza, undicesima posizione, strano che non sia quarto, Marco Cavezza! Bravo Marco! Bravo Marco! Bravo Marco! Bravo! Quindi saliamo, decima posizione, 6 colpi lo dividono dall'undicesimo, quindi 515, Sorrento, Marco Esposito! Bravo Marco! Ho visto una foto. Ci ubriachiamo per strada. Occhio, occhio, vai fare un giro. È un buono da 30 euro da spendere. Che fa sempre bene. Ai sexy shop di Leonardo De Castro. Esatto. Bravo Peppe. Ah no, bravo. Questi sono per Peppe Parrato. Hai visto? Questi sono cuori di cioccolato a Teleton. Quanta roba. Bravo! 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 525 colpi! Nona punti! No, perché che hai vinto? Ah, te l'ho vinto pure! Ah, come te? Uguale! Uguale a te! Uguale! Poi c'è una scrivere in un boss! Nona posizione, 525 punti. Treviso, Food Golf, Ivan Camerin. Barossi! Camerin ci ha fatto la forza. Pugnale. Perché? Camerin! Gira il sacchetto! Gira il sacchetto! Gira il sacchetto! Va bene, dai, sacchetto! Vola, la... sì. Bravo, con il foglio! Stacca il gomito! Tira allora! Togli il braccio, tira la valletta, cosa fa? Sembra giocare a twist, sì. Oh, bravo Vallettopoli! Allora che c'hai? Dai, sì, dai, dai, mamma, sei completo in tutto! Mamma mia! Ottava posizione! 559 punti! Ritira il premio! Trevisi Danilo per Dario Palma, Salento Futuro! Bravo! Bravo! Arrivo tutti, gira Albe, gira Albe. Tengo immagine di Camerin. Si tira la finché vuoi. Ivan il terribile. Mettiamo Ivan perché è sempre bello da vedere. Ma Brescia è più bello. Questo è squadra. Un attimo ragazzi. Ha già fatto tutto. Ha già dividendo. Sperando di dividendo. Settima posizione. 579 punti. Perché ti avvicini? Non ti ho detto. No, te lo posso. Cristian Pozzati, cavallo! L'anno prossimo gioco col Sorrento, insieme a Ricchi e Federico. Vede tutto? Tutto, tutto. No, no, no. Basta, devo dire io. Grazie, grazie. Sesta posizione. 600 punti, tondi tondi. Sorrento Food Golf, Salvatore Costantino. Bravo! Bravo! Bravo!
Voleva fare un discorso. Grande Salvo! La risposta è stata no, assolutamente. Bravo! Uno scandalo! Bravo Salvo! Ci sono le sciate. Con 653 colpi, non mettere la foto perché non può guardare. Guardate che stile! Mi fermo immagine. 2-1 avanti e indietro, bello come il sole. Facci vedere tutto caricato, lo voglio vedere tu caricato nella vasca. C'è anche la foto di caricato nella vasca. Caricato, dovete sapere che è l'incubo della Stefania, perché come tutti avete giocato, noi abbiamo giocato in 5 il nostro fly. Prima di calciare Carichello fa sempre la finta, la bocca mossa, e quindi la Stefania porta via giga e giga di foto. Quindi quinta posizione, 653 punti, l'uomo da 16 milioni di like, ahimè, Marco Caricato! Bravo! Non te lo meriteresti neanche. Bravo! A un passo dal podio, 704 punti, Foot Golf Travagliato, Daniele Ranucci. Dexio. La hoppa. Bravo! Bello Dexio. Bravo Dani. Ragazzi, arriviamo al podio. Per arrivare qui in queste posizioni vuol dire veramente essere forti, bravi, costanti in ogni tappa. Il ragazzo che vado a premiare adesso ha avuto un po' di acciacchi ultimamente, fisicamente non è stato benissimo, quindi ha perso un po' di terreno sui ragazzi, però è sempre venuto, che si sono fatti, che si sono, diciamo, che gli hanno dato un po' di filo da torcere. Nonostante questo ha stinto i denti, ha cercato di venire sempre ad ogni tappa, quindi ancora una volta lo ringrazio come ringrazio tutti voi. 739 punti, Ennio Sincia. C'è un bel terro. Grande Ennio! Bravo Ennio! Alto! Seconda posizione, 780 punti. Anche in questo caso, grandissimo giocatore. Dopo un inizio di stagione così così, hanno conquistato campi su campi nella loro zona, quindi si sono allenati molto. Infatti Treviso Foot Golf non a caso è la prima squadra del campionato. Ultimamente si sta piazzando veramente bene. Grande giocatore Yuri Piovesanti. Bravo! Grande Yuri ancora. E
ora ragazzi, il mostro. Quando ha giocato ha vinto, poco da dire, 895 punti, quindi considerate che il primo classificato prende 150 punti e consideriamo le migliori 8 tappe, quindi 895 punti, media straordinaria, miglior giocatore per 40, però a maggior ragione meritatissimo, primo assoluto, campione italiano, stagione 2014, Treviso Foot Golf, Marco Tretti! Settimana andiamo in Portogallo a Lisbona, quindi signori Piovesan, il signor Trentin e tutti quanti e tutta Treviso deve dimostrare anche all'estero i campioni che sono, quindi complimenti ancora e fra una settimana famo gli Forza Italia! Dopo le facciamo una semina. Bravi! 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 Bravi ragazzi! Bravi! Bravi! Bravo Ennio! È anche con Leonardo, scusa! Una ceo è con Leonardo! L'altro è Alberto! Albi! Fermi immobili, fermi un attimo. Andiamo adesso. Buona, io sono. Devo spostare. Bellissimo. Ragazzi, bravi, sono bravi. Bravi. Orgoglioso di tutti voi, perché prima di tutto, prima di essere giocatori, bravissimi giocatori, siete bravissime persone, siamo tutti amici, c'è stato fair play dalla prima all'ultima tappa, quindi devo ringraziare veramente, io sono io che ringrazio voi stavolta perché siete stati spettacolari, speciali per tutto l'anno. Grazie ragazzi! Aspetta, bravo Massimo, voce. Allora, come Roma Football, un proprio un piccolissimo omaggio per l'IFG che ha portato in Italia the best game ever invento. Quindi andiamo a mangiare Leonardo e tutto lo staff che in questo anno ci ha sopportato con questa piccola. Bravi! Bravi! Vieni, Cagno, vieni, lascia stare.
prima, prima. Bravo, vai, questa non la posso prendere. Bravo Daniele! Bravo Dani! Vai Cagno! Mamma che uomo! Ciao a tutti! Ragazzi, dov'è Mirko Gio Giorgi Cicci? Aspetta, Stefi, vedi? Arriva un altro. Oh, guardatevi! Bella Stefi! Grazie, Stefi!